qui una signora, posso dire così, una signora, certo, no? Sono una signora. Che si chiama Letizia Lopez. Buonasera. Le cuffie, buonasera. Aspetta, le cuffie, se no sente male, lo so che magari per lei non è abituata. Che ruolo ha la signora Lopez? Beh, saluto, diciamo, è un ex attivista dei 5 Stelle, leggo da qua, giusto? Mi corregga se sbaglio. Leggo da questa scheda che mi hanno fatto, lei ha 70 e passi anni, ma non è importante. 73 anni, no. Sono orgogliosa di averlo. Assolutamente. Qua ma dice, mi sento una vecchia. Qua dice Novax complottista. Che vuol dire Novax complottista? Novax, lei è stata Novax. Io sono Novax, intanto non me lo deve dire. Cioè, io Novax sono, le... io si sono, è vaccinato io o no, so, no, assolutamente. Ha fatto malissimo. Però prego. Senta. Ha fatto malissimo. Io ho fatto benissimo. Beh, anche secondo me ha fatto benissimo. 1976. Io sono nato. Sono nato nel 76. Mia figlia è nata, non gli ho fatto nessun vaccino, sta bene. È grave. Nessun vaccino ha fatto i suoi figli, lei? No, è gravissimo. Sono felice, non è gravissimo. Gravissimo. Lei è non dovrebbero fissa... neanche frequentare le scuole pubbliche, peraltro. Ma sì, infatti, non è frequenta. Perché le sue figlie avrebbero potuto attaccare delle malattie ma la smetta, a bambini... Ma la smetta a di bambini, dire queste cazzate! A bambini lei che purtroppo... Deve smettere di ci sono dire bambini cazzate. Che non si possono lei sta vaccinare. Recitando. Io sono convinta che lei no, sta recitando. No, non si recita un cazzo, qui si parla di cose no, di scienza. No. Bambini che non si possono vaccinare. Sì, bambini che è molto sì. grave quello che lei ha fatto. No, irrispettoso no. verso bambini intanto malati 1970, che non si possono vaccinare. Non grave, c'era gravissimo. È grave lei. Io sono, però io da questo punto di vista sono d'accordo a farci spiegare da questa i vaccini. Ma tutti no, fermi tutti, non mi io non voglio conto. Spiegare nessuna cosa. Sono un'arma letale. Ma chi è l'arma letale? Ma quale? È un'arma letale che lei forse ancora non l'ha capito. Ma sai chi sono i virologi? Sono delle persone che hanno studiato a differenza sua. Sono dei medici, degli scienziati. Senta, mi fa parlare cortesemente. Fai parlare. Ma chi è lei? A che titolo parla? Come ex presidente? Stai zitto un attimo. Allora, io sono. Ma lei chi cazzo rappresenta, signora? Ancora con sti Novax. Allora, scusi. Intanto guardi, non si permetta di dire le parolacce. Esatto. A sua moglie e a sua sorella, ma dice, a me no. Signora mia, se dice non cazzate io sono non autorizzato si a dire no. che non ha detto lei può. Non ha detto parolacce, signora Lopez, non ha detto non parolacce. Non si permetta perché ha c'è detto una cazzata, ho l'avvocato ma non ha detto, parolacce. E io la denuncio. Ma non ha detto parolacce. Hai capito? Allora, non ha detto una cazzata. Di dire solo ma che denuncia? Parlare. Dica al suo avvocato che dire di non fare i vaccini è una cazzata. Non chiami l'avvocato. Vaccini. Mi dia il numero dell'avvocato. Lo chiamo io, mi sono rotto i coglioni. Chiamo l'avvocato. Lo chiamo io. Caro avvocato, chi non fa i vaccini per me è un coglione. Dov'è il numero dell'avvocato? Mi dia il numero dell'avvocato. Voglio basta, va avanti. Voglio parlare col suo avvocato. Persona... Me ne fotto! Voglio dire al suo avvocato che chi non si fa i vaccini per me è un coglione. Si deve mi dai il numero dell'avvocato. Lei si voglio deve parlare col suo no, però, avvocato. Ma perché? Solo che vergognare. Musica. Allora. Ma c'è l'avvocato. Mi fa leggere. Ma l'avvocato perché? Che mi porta? Aspetta. Che dico che chi non si fa i vaccini è un coglione. Aspetta, che vuol dire? Fermo un secondo. Allora, signor Lopez, io ho grande rispetto per le sue posizioni. Oggi sì, in Italia. E anch'io per il divino Telma ho un rispetto. Aspetta, certo. Aspetta, fermo la un attimo. Smetta. Io in Italia oggi, però, ci sono alcuni vaccini obbligatori. Altrimenti non puoi certo. fare delle cose. No. E non è giusto. Io rispetto la sua libertà. Io sono per la libertà vaccinale. Totale. Mi fa finire qua. Dica. Allora, la Costituzione, articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo certo. e interesse della collettività e garantisce le cure anche alle persone indigenti. Certo. Nessuno esatto, può obbligare a un determinato trattamento sanitario sì. se non per disposizione di legge. Esatto. La legge! Se non per disposizione la legge! Sì. La legge! No, signora, si calmi. La legge non può in nessun caso violare il calmi signora no, si... lei è una persona maleducata no, però, signora, non ha detto niente però fino adesso la legge non può in nessun caso violare limiti imposti nel rispetto della persona umana certo. io sono una persona umana non certo. sono un oggetto non sono aborto ha ragione perfettamente tu non mi puoi avvelenare no... se io ritengo che quella cosa fa male però va bene avvelenare. Si deve solo che vergognarsi però signora si calmi avvelenare. Si vergogni però si calmi e si attenta sì, mi dia il numero dell'avvocato basta mi dia il numero dell'avvocato voglio parlare con suo avvocato Devo parlare con suo lei lo chiama vaccino Devo... siero quello del Covid. Questo è un'arma letale. Signora. È nato nel 1970. Signora, è fatto il COVID, cruciale. Quello del COVID. mRNA cura il cancro.
cancro, signora! Grazie all'mRNA assicura il cancro! Aspetta, aspetta, che cos'è questo? Vede che cos'è questo? È un braccialetto. Questo è un braccialetto. Che avrà comprato da un marocchino a 1,30 euro. No, però lasciala parlare. Lo sai che lei è una persona veramente indegna. Come fanno a sopportare? Mi mostra il braccialetto. Parliamo di scienza e questa mostra il braccialetto. Questo è un braccialetto, Cruciani. Braccialetto, signora. Allora, io dico a tutti quanti, ce l'ha un email? Sì, io ovviamente ce l'ho. Sì, ce l'ho ovviamente. Io parlo a nome di un medico che sta male, visto che cura il cancro col suo stronzo. Adesso glielo dico io. No, Veronesi, va bene. Veronesi curava il cancro, signora. Veronesi non è morto di cancro. Non il suo Veronesi è morto di cancro. E perché non mangiava la carne? Questo bisogna adesso fare. Adesso attacca pure Veronesi. No, però aspetta. Attacca Veronesi. Veronesi, signora. Signora, lei continua a tenersi il suo cazzo di braccialetto. Io mi fido solo della scienza. E se lei parla di braccialetto per curarsi il cancro, lei è una pazza. Glielo voglio dire. Voglio chiamare il suo avvocato. Io voglio chiamare il suo avvocato. Perché una che si cura. Una che si cura col braccialetto il cancro. Ma non l'ha detto. Questo è cretino. Ma non l'ha detto. Braccialetto col cancro. Lei è una Vanna Marchi. Anzi, scusi. Non volete Vanna Marchi pure l'asse. State registrando, ragazzi. Ma certo. Questo è il nostro. Certo che registrano. Ovvio che registrano. Vuole audience. Ma vergognati, no, scusi, sei una cosa piccola perché così. Perché il braccialetto? Mi dica, sei indegno. Questa persona il braccialetto, sì. Ha fatto il vaccino, sì. Lavora alla DAC. All'ADAC. Ah, un sì, uno che conosce lei. Sì, del mio quartiere. Sì. Del mio quartiere. Sì. Sì. Andate a vedere i suoi video. Sì. Un uomo 1,90. Sì. 1,90. Dopo sei mesi di sieri che si è fatto. I vaccini, signora, non sieri. Vabbè, vaccini. Sieri. Vabbè, vaccini. Vabbè, dai, fai finire. Non sono vaccini, sono veleno. Allora? Veleno. È stato male, è stato operato. E questo mi dispiace. Lo vuole venire a vedere? Lo vuole venire sì, a vedere? Assolutamente, sì. Bene. Lo vuole venire? Sì, no, ma stasera, diciamo. Ci diamo un appuntamento, gli faccio vedere tre persone che stanno male. Signora, come si cura il cancro? Il cancro si cura con l'mRNA. Cioè, lo stanno scoprendo, venire. Lo stanno usando. Ma questo che c'entra? Non c'è ancora. Ti devi stare usando. Ma il braccialetto che c'entra? Me l'ha dato lui, mi ha detto, parla di me. Perché io dopo che si è fatto il vaccino, che ci credeva alla scienza, sta male. E ho tre persone, un medico, un avvocato. Ma il cancro come si cura? E un avvocato, una ragazza di 40 come anni. Come si cura il un'altra cancro? Ragazza il di cancro, 40 signora, anni. Signora, come si mi cura faccia il cancro? Finire. Aspetta, aspetta. Della politica sporca, lurida che ci avete tutti quanti. Questo governo fa schifo, tutti. Quale è questo? Quello Meloni? Tutti. Con il PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Con la scienza. Si può promettere, la scienza signora, si può promettere una cosa, siccome oggi dobbiamo chiudere, mi può promettere la prossima volta che vengo a Roma lei torna qua? Vuole tornare? Sì. Sì, vuole io tornare? Mi affronto, certo. Vuole tornare? Certo. Mi dica una cosa, lei se si dovesse, e non glielo auguro naturalmente, ammalarsi di cancro, si farebbe la chemioterapia o no? No, nessuno. Mai? No, no, mai. E metta il braccialetto, mai. Signora. E non metta il braccialetto. Mai una cavia dalla scienza. Ma quale cavia, signora? Il cancro si cura con la scienza e con ma i medici. Fanculo. Ma si ma metta il braccialetto, non rompa i coglioni, su. Ma vergognati. Si vergogni. Chiami l'avvocato. Chiami il suo avvocato. Lo chiami italiano. Italiano. Il ragazzo!